siamo qui riuniti perché dobbiamo presentare un libro che secondo il nostro punto di vista, come compagni insomma, delle sezioni Gramsci-Berlinguer per la ricostruzione del Partito Comunista, per far capire, insomma, un libro che fa capire esattamente lo stato dell'arte dell'economia oggi e il travaglio che stiamo passando anche come paese nel contesto internazionale in modo particolare, di quali sono diciamo, le manovre e le mosse che hanno fatto e che stanno facendo contro l'interesse nazionale diciamo, del nostro popolo. Il lavoro diciamo, di Francesco Cappello è importante perché le cose che descrive sono cose di estrema attualità. C'è tutta la questione dello spread, no? Di cui si continua a parlare, di come si deve muovere l'Italia all'interno dell'Europa secondo le logiche dei poteri forti, e lui con questo libro dimostra come hanno fatto, ad esempio, a rendere succube, no? Della volontà dei grandi banchieri internazionali, delle grandi multinazionali del nostro paese, che aveva appunto precedentemente, pochi decenni fa, una forte autonomia rispetto a queste realtà e che era in grado anche di condizionare in modo positivo le scelte che i potenti del mondo volevano fare a discapito degli interessi delle grandi masse popolari dei vari paesi diciamo, dell'area del Mediterraneo. Io poi farò alcune, chiederò a Francesco di chiarire alcune questioni perché essendo marxista, no? Vorrei affrontare con lui la questione che Engels affronta sulla questione della statalizzazione, no? dei mezzi di produzione, anche quanto lui dà una visione diversa da quella della socialdemocrazia classica, quindi di come le statalizzazioni sono delle necessità in una certa fase storica. Però Engels va un po' più in profondità su questa questione e chiede appunto invece che i lavoratori diventino realmente proprietari dei mezzi di produzione. Quindi c'è un passaggio che volevo leggere dell'anti-Düring dove affronta proprio in polemica con il dottor Düring, che era un socialdemocratico di destra dell'epoca, diciamo questa questione. E poi una questione ulteriormente nodale che è quella relativa a il fatto che i marxisti, quelli veri, no? Si devono porre una questione fondamentale che è contenuta in questo bel librettino che è un estratto del Capitale, si chiama Salario, Prezzo e Profitto, dove, ve lo leggo perché è brevissimo, e l'abbiamo messo anche sulla tessera della nostra formazione politica, dice questo: le trade unions compiono un buon lavoro come centri di resistenza contro gli attacchi del capitale, in parte si dimostrano inefficaci in seguito a un impiego irrazionale della loro forza. Esse mancano in generale al loro scopo perché si limitano a una guerriglia contro gli effetti del sistema esistente, invece di tendere nello stesso tempo alla sua trasformazione e di servirsi della loro forza organizzata come di una leva per liberazione definitiva della classe operaia, cioè per l'abolizione definitiva del sistema del lavoro salariato. Cioè il lavoro salariato dimostra che tu sei uno schiavo in forma moderna e il problema è che tu devi superare questa forma di pagamento. E noi, come compagni delle sezioni Gramsci-Berlinguer, abbiamo un'idea su come fare. Poi ve la racconto. E adesso lascio la parola al nostro Francesco. Sì. Non so da dove cominciare. Chiederei forse anche a voi di fare delle domande. Cosa vi aspettate? Quali sono i dubbi che avete? Se potete però in molto poco, guardando la situazione in cui navighiamo oggi, che tipo di domande, di perplessità avete? Quali sono le domande che vi fate ascoltando il telegiornale o leggendo un giornale? Ecco, farei un brevissimo giro, chiaramente ciascuno si deve limitare, in maniera che io cerco di corrispondere un po' agli interrogativi che vengono fuori. Non ho mai vissuto, perché non c'ero oggettivamente, periodi storici
che vengono ricordati come periodi di espansione sia del welfare che di quelle riforme sociali che hanno permesso poi quello che è il benessere appunto dell'Italia in generale, delle donne, il divorzio, l'aborto, tutte queste leggi qui, e se può essere fatto un confronto su appunto adesso, quindi che partiti c'erano quando si potevano avere quel tipo di riforme, e che risultati effettivi c'erano sulla popolazione e come la popolazione rispondeva poi anche a questa positività politica comunque. Ok, tu ti chiami? Noia. Noia? Sì. Andiamo avanti, qualcun altro? O qualcun altro? C'è cioè, violenza femminile oggi, non si può usare tutti, cioè tutte oggi. Ma sono molto contento di questo. Prego. Qual è la vostra posizione sull'Unione Europea? Sì, sull'Unione, tu ti chiami? Ettore. Ettore, sì. Io invece mi sono chiesta, ti chiedo anzi, se hai voglia di esplicare anche le tue emozioni, che cos'è che ti ha fatto scrivere un libro adesso, hai capito? Perché adesso, in questo momento che è così difficile? Farebbe piacere sentire da dove, da che afflato, da che esigenza hai avuto. Sì. Ok. Io mi chiedo invece che tipo di società si sta disegnando quando a una nazione, penso alla Grecia in particolare, che chiede un prestito alla Banca Centrale Europea, gli viene chiesto sì, va bene, ti do il prestito, però tu devi tagliare le pensioni. Che tipo di società si sta disegnando con una forma di ricatto del genere? Sì. Quindi quale spazio ha la sovranità nazionale? La domanda delle domande è se è possibile in questa economia globalizzata ritornare a parlare di monete nazionali, e quindi diciamo la paventata o comunque per molti la risolutrice uscita dall'euro. Poi ce ne faccio una io, posso? Sì. Allora, una domanda è questa: che rapporto esiste tra il risparmio degli italiani e il resto dell'economia del paese? Ci hai dato voce. Che non ce lo voglio anche togliere. Allora, comincerei così, aspetterei della domanda sua, come mai mi sono messa a scrivere un libro di economia, tra l'altro io sono un fisico e mi metto a scrivere un libro di economia. Sì, mi ero occupato di economia in senso più lato, in particolare ero molto interessato all'ambientalismo, e ti dico subito che in questo libro c'è un capitolo intitolato Limiti, all'inizio era solo limiti, e pregi della decrescita felice. Perché c'era moltissimo che non mi convinceva nel discorso solo ambientalista. Una cosa che era sotto gli occhi di tutti, e che anch'io sentivo profondamente, era questa enorme contraddizione in cui viviamo già da molto tempo, per cui in realtà noi viviamo in un'epoca che sarebbe, sul condizionale, ricchissima, anche perché le macchine in gran parte lavorano per noi. Allora, in un'epoca in cui le macchine lavorano per noi, il lavoro, cioè il tempo delle persone si libera sotto forma di disoccupazione. Quindi qui c'è già una contraddizione enorme, ma non solo sotto forma di disoccupazione. Ci sono, come sapete, moltissimi ragazzi che hanno rinunciato anche a cercarlo un lavoro, quindi non risultano nemmeno più nelle liste dei disoccupati. Hanno rinunciato a
cercare un lavoro, hanno rinunciato a studiare, cioè vivono in realtà un po' di rendita se hanno la fortuna di vivere dentro una famiglia che riesce ad occuparsi di loro, altrimenti nemmeno questo. Quindi questa enorme contraddizione per cui ti accorgi che abbiamo mezzi, una ricchezza nostra come paese enorme, infatti qui c'è una riflessione che ho fatto sotto, anche sotto forma di laboratorio, in cui chiedevo alle persone cos'è che rende ricco un popolo, un paese e un territorio. E le persone dicono moltissime cose a questo proposito. Quando ci si pensa, tutti noi pensiamo subito alla nostra cultura, al nostro saper fare, al nostro territorio che è intriso di cultura, e lo è già nelle pietre che ci circondano, no? Nelle pietre d'arte che ci circondano. Quindi il nostro è un territorio storico in cui si è concretata la cultura di moltissime generazioni, e anche un territorio che è ricco dal punto di vista semplicemente geografico, perché noi abbiamo tantissime coste, stiamo dentro il Mediterraneo, e se ci si sposta un attimo dalla costa ci abbiamo subito la collina e poi ci abbiamo la montagna e in tutto questo frammezzo meravigliose città d'arte, storiche, artistiche, no? Un patrimonio enorme che non abbiamo costruito con i finanziamenti della Comunità Europea. Di sicuro no. Abbiamo anche, appunto, è banale citare il Rinascimento, ma va fatto, perché quella è la base che ci ha permesso di essere primi al mondo. Primi al mondo significa che noi dal dopoguerra, dal 48, ve lo farei sentire, detto da Giuseppe Guarino. E vi faccio una domanda, e mi impegno di rispondere alla vostra domanda. Il dato è questo, quasi incredibile. Ed è un dato che vorrei che ciascuno di voi insegnasse un lapso forte che vi contrasta una visione comune. L'Italia dal 1945 al 1940 per lo sviluppo della America del Nord è stato il primo paese, il primo, anche se il primo, se la vogliamo anche certo dall'80-90 è passato al secondo posto. Primo significa prima della Germania, prima della Francia, quarto di San Valenti, quinto di ci ricordiamo anche il periodo 1980-1990, l'Italia è stata vissuta di nuovo in Germania, che era seconda, poi la Francia, poi sappiamo che lì e poi la Francia, poi la Francia. E non si trattava di poco di progresso umano, perché lo sviluppo del PIL, anche per la nostra media, di 5 anni, la media di 5 anni era del 5,25%, una percentuale che proprio vicino alla Cina che però si è ancora raggiunto la percentuale. Allora la domanda, dico questo, dico questi dati, voglio che voi siate orgogliosi di questi dati. Allora, capito? Perché eravamo pericolosi. Ma chi è questa persona che non lo conosco? Chi è questa persona? Guarda, ci faccio vedere. Sì. Ecco, oh, bravo. Non è uno qualsiasi. Ministro del Ministro Fanfani. Ministro delle Finanze nel governo Fanfani. Ministro dell'Industria. Ma d'altro canto l'Italia usciva dalla distruzione quasi totale, quindi non poteva fare altro che svilupparsi. Sì. Poi c'era anche il piano Marshall, poi dal punto di vista
geopolitico era importante, ha perso la caduta del muro, ha perso l'importanza. Sì, certo, allora, pensare al piano Marshall significa che bastano i soldi. Non bastano, ovviamente non bastano, però aiutano. Non solo, ma ne dirò di più, che contrariamente a quello che si dice, il piano Marshall aveva esaurito i suoi effetti e a risollevare non solo l'Italia, ma l'Europa del dopoguerra, è stata una cosa di cui si parla pochissimo. La WEP. Cos'è la WEP, questa sigla strana? È l'Unione Europea dei Pagamenti. Cioè una camera di compensazione, come la voleva John Maynard Keynes per il mondo intero, che permetteva di compensare import ed export delle nazioni senza che loro avessero un soldo, un'economia senza moneta. Ha funzionato per 8 anni, ha risollevato dalle macerie, questi studi lo sa chi li fa? Due economisti della Bocconi, ne hanno cominciato a parlare, strano, ma loro non sono economisti ortodossi, eterodossi, ma sono molti. E hanno, sì, si chiamano Massimo Amato, Luca Fantacci, e hanno raccontato come l'economia di quel periodo, quindi nell'immediato dopoguerra, questi 8 anni, abbia funzionato adottando questa strategia. La ripropongono anche oggi per una riforma dell'Unione Europea. Loro ripropongono, rivisitata all'oggi, un'Unione Europea dei pagamenti che potrebbe evitare le situazioni dei PIX e delle varie Grecie. Questo è molto interessante. Dunque, andiamo alle altre domande. Capitalismo espansivo, anni 70. Nel 48 noi variamo la nostra Costituzione. La nostra Costituzione ha una potenza formidabile. È vero che volevano smontarla. È vero che, così come Moro è stato individuato come bersaglio, come interprete, io direi anche principale, insieme ai comunisti, insieme a Berlinguer, eccetera, come fautori della messa in atto della Costituzione. Così la Costituzione, noi sappiamo che è stata presa a bersaglio con vari cambiamenti. Ma la Costituzione del 48 è di una potenza formidabile. E il titolo 3 è la Costituzione economica. Costituzione economica, la nostra, è di stampo prettamente keynesiano. Cosa significa questo? Che dentro ci sono gli strumenti per realizzare quella sovranità popolare, non sovranità nazionale, ma quella sovranità popolare che è più importante. Perché secondo la nostra Costituzione, la nostra è una comunità nazionale in cui il potere è esercitato dal popolo. Questo è estremamente importante. Ciascuno di noi ha un pezzetto, è sovrano. Dice, ve la farei sentire perché, a parte perché a me emoziona sempre tantissimo, forse ce l'ho il filmato in cui c'è Teresa Mattei che dice questo. La nostra Teresa, lei spiega, perché non è sovranismo, attenzione, lei parla di sovranità e dice la sovranità appartiene al popolo, non più a un'unica persona, cioè non più al sovrano, al re o a imperatori che fanno delle persone dei sudditi. La Costituzione dice che noi non siamo più sudditi. Questo dice la Costituzione, e dice che la ricchezza la crea il lavoro, perché lì nello stesso primo articolo ci sono queste due cose, la sovranità e il lavoro.
il lavoro di chi? Del popolo, ma del popolo tutto intero. Questa è la cosa più importante. La politica tramite il centralismo democratico. Che cos'è il centralismo democratico? È una piramide rovesciata, no? Una gerarchia ribaltata, dove un collettivo fatto anche di milioni di persone discutono di una linea politica, di un modo di stare insieme, decidono collettivamente le cose, poi fanno sintesi e verificano poi nella prassi se questa loro elaborazione, questa loro decisione politica ha avuto le gambe e quindi era su posizioni corrette. Funziona. La nostra Costituzione fa questo tipo di operazione, appunto, dà a tutti la possibilità di discutere, di elaborare e di mettersi in gioco e di fare quindi azione economica, politica e sociale in base a una volontà collettiva. Quindi si realizza praticamente questa fusione tra questa visione, diciamo, democratico-sociale, no? e quella comunista. Ci sono dei punti forti di contatto e sono l'elemento che appunto hanno determinato che la nostra Costituzione è stata considerata la più avanzata del mondo, no? Esattamente. Proprio perché pratica la democrazia, costruisce concretamente il percorso democratico. Ecco, allora la tua domanda è estremamente importante. Il capitalismo che abbiamo avuto dagli anni in cui, dal dopoguerra a oggi, non è un capitalismo all'occidentale, né si tratta del collettivismo sovietico, ma nella nostra Costituzione c'è la fusione tra la cultura comunista e quella cristiano-sociale, che ha dato luogo a una sorta di terza via. Questa terza via è stata estremamente fruttuosa. Ora, per rispondere alla tua domanda, questo viene chiamato capitalismo espansivo, in cui lo Stato ha un ruolo primario di controllo anche della impresa privata. L'impresa privata è permessa, se uno legge gli articoli 41, 42, 43 e così via, è permessa, ma soltanto se svolge una funzione sociale. Cosa che diciamo è stata disattesa moltissime volte, no? Allora, io mi sono divertito a cercare l'elenco delle leggi che abbiamo messo in piedi negli anni 70, che sono gli anni che noi oggi ricordiamo come gli anni di piombo, gli anni terribili, no? In cui le comparse, come le definiva dei brigatisti rossi, diciamo, hanno contribuito ad oscurare quello che è stato un periodo floridissimo per il nostro paese. Vi inviterei a guardarle. Questa è solo una parte, eh? Allora, io le dico così. Edilizia residenziale popolare, piano in a casa, monopoli pubblici nell'energia elettrica, la telefonia, le poste, le ferrovie, cioè i servizi pubblici, in mano allo Stato, non in mano ai privati, ma allo Stato, per la Costituzione siamo noi. Tassazione delle rendite e dei grandi patrimoni, insieme alla limitazione della libera circolazione dei capitali. Nell'80, a partire dagli anni 80, i capitali cominciano a poter circolare ovunque. La liberalizzazione dei flussi finanziari su scala globale ridarà vita al capitalismo finanziario. Vengono introdotte licenze d'autorizzazione per sottoporre l'esercizio delle attività commerciali. Questo è il contrario delle liberalizzazioni che oggi imperversano. Si tende, questa è la cosa principale, alla realizzazione della piena occupazione, perché questo è l'obiettivo principale del titolo 3 della Costituzione. Il pieno impiego dei fattori produttivi umani e della nostra capacità industriale, ma non soltanto, nei servizi anche, secondo il dettato costituzionale, appunto. E noi costruiamo di tutto. Le generazioni che abbiamo alle nostre spalle hanno costruito strade, autostrade, ospedali, scuole, tribunali.
dopo, non solo grazie al piano Marshall, stia sicura che il piano Marshall non ci avrebbe consentito. Tutto questo siamo riusciti a farlo con soldi non prestati. Questa è un'altra delle cose che dovremmo sviluppare. Dopodiché sapete che dagli anni 90 in poi abbiamo cominciato a svendere tutto ciò che i nostri genitori avevano costruito. Abbiamo cominciato a svendere, a privatizzare, a regalare, a prezzi di magazzino. Aziende che andavano benissimo. E poi tra l'altro sono dei monopoli naturali, tipo l'energia elettrica, telefonia, poste, ferrovie, sono dei monopoli naturali. Esattamente, sì, sì. E sono le cose fondamentali. Sono infrastrutturali, per una società in modo civile, no? Costruite con soldi di tutti. Pensateci, la scala mobile, cioè l'indicizzazione dei salari. Lo statuto dei lavoratori è del 70, i sindacati avevano un peso, il peso che oggi gli è stato tolto, e anche il diritto Moro ha mirato a questo, a togliere potere ai cittadini, alla classe operaia, a ciascuno di noi. Legge quadrifoglio in agricoltura, queste sono le leggi invece attraverso i referendum. C'è l'ecocanone. Sì, l'ecocanone. L'ecocanone non dimentichiamo. Beh, il fatto che una singola persona oggi possa possedere tantissime case, come se la casa fosse un bene, insomma, che si può accumulare. Questa legge qui lo ha contrastato enormemente, no? Divorzio, legalizzazione dell'aborto, come sapete, diritti civili, no? Che attraverso i referendum, l'obiezione di coscienza al servizio militare, è una cosa che noi abbiamo abbandonato, ma che è estremamente importante, è il servizio di leva. Abbiamo abbandonato, su questo ci sarebbe moltissimo da discutere. Oggi al posto dei soldati nel mondo abbiamo i contractors, mercenari, e c'è questa idea che ha trasformato completamente anche il senso del servizio militare. Allora vado avanti perché ce ne sono altre. Una domanda. Prego. Quindi è favorevole al servizio militare l'introduzione del servizio di lavoro obbligatorio? Sì. Sì, rispetto a quello che c'è oggi, sì, sicuramente. Che è l'esercito dei professionisti. Allora, tutti i militari, i soldati con le armi per avere un senso della comunità. No, non è questo. No, è che ora c'è un esercito professionale. Domenico, bisogna spiegargliela subito, se no qui si. Infatti, ti spiego. Io ho fatto il militare nel 69, quando in Italia c'era in corso un colpo di Stato dopo Piazza Fontana. Bene, nella mia caserma, io ero negli Alpini, nella Iulia, nel giro di mezza giornata avevamo deciso che cosa fare per contrastare il colpo di Stato, perché da noi sono venuti i generali a dirci che l'Italia guardava i militari per scopi non democratici. Questa cosa è stata contrastata perché la forza di un esercito popolare sta nel fatto appunto che rappresenta esattamente lo Stato in cui si trova il nostro paese, quindi con tanti comunisti dentro le forze armate, tanti socialisti, tanti dell'estrema sinistra, c'era tutto questo mondo che in una giornata ha discusso come impedire un golpe, con gli eserciti professionali di contratto. Sì, però secondo me l'alternativa non è il servizio obbligatorio, non è un altro. No, tu puoi fare. Non va bene nemmeno come opera. E tu come cittadino. Allora, tu come cittadino. Stai parlando di uno Stato democratico, e come lo difendi lo Stato democratico dai tentativi eversivi se non hai le forze dell'ordine e le forze, un esercito che è in grado di contrastare ad esempio un'aggressione imperialista? Un esercito popolare ha la capacità di resistere a un esercito di persone pagate
si vende al primo offerente. Basta che lo paghi di più, lui si sposta, perché questo è il posto dove io mi riconosco, dove io faccio certe battaglie politiche, che giustamente devo. Allora, il problema è che questa cosa in Italia è stata bloccata perché i partigiani non li hanno fatti diventare diciamo gli ufficiali. Però in quel periodo i comunisti stavano lavorando per democratizzare la polizia, le forze armate, c'era la magistratura, c'era, capito, una lotta per rendere diciamo tutto questo settore che era stato bloccato per una certa fase vicino alle posizioni della Costituzione. E quindi ecco perché è importante. Gli eserciti professionali sono eserciti molto pericolosi. Certo. Sì, in ogni caso, la soluzione non è il servizio di lavoro per noi. Sì, però questa è la posizione. Guarda un po', nel 73 è stato riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza. Esatto. Accanto al servizio militare obbligatorio. E chi faceva obiezione di coscienza poteva impiegarsi nel servizio civile. Esatto. Quindi queste due cose in qualche modo si danno la mano. E quindi bisogna mettere il servizio civile obbligatorio, uno sceglie il civile o il militare. Vediamo all'oggi. Il problema di oggi è che il servizio civile va fatto su domanda e ci sono pochi posti. E con la disoccupazione che c'è, fanno domanda in tanti e molti non riescono ad entrare. Io ci ho provato 3 o 4 volte e non mi è riuscito ad entrarci. Ora ho più di 30 anni, quindi ormai sono obbligato. Non ho potuto dare il mio contributo per un anno allo Stato o alla comunità. Cioè, quindi bisogna mettere un'obbligatorietà, cioè equiparare il servizio civile e militare, non che fare l'obiezione di coscienza che poi erano considerati inferiori al servizio militare. Sì, ecco, cioè io metto a disposizione dello Stato, cerco se usare le armi o non usarle. Sì, ma c'è una legge sul servizio civile. Quindi c'è il problema civile. Appunto che anche il servizio militare, cioè la leva che c'è ora, che non è obbligatoria, poi appunto la fanno tanti giovani nel sud Italia perché non hanno lavoro e poi appunto vai a finire che hai quelli che decidono di seguire la carriera poi sono dei mercenari. Ecco, però la ferma se non ci prendi tutta l'ora. Sì, sì. E ti vorrei dire solo questo, che il volontariato molto spesso quando non è organizzato lo fanno i giovani gratis. Esatto. E non va assolutamente bene, perché il lavoro della gioventù oggi è diventato un lavoro povero. Quindi non possiamo accettare questo. Però quello che tu proponevi mi sembra estremamente importante, cioè dare la possibilità di scegliere tra un servizio civile e un servizio di leva. Obbligatoriamente, per cui un anno della tua vita lo impieghi, diciamo, nel servizio civile. Allora, guardate il resto delle leggi. Il servizio sanitario nazionale. Oggi lo stiamo smantellando. Ed era il migliore assoluto quasi al mondo, il secondo, sarei dire. Esatto. Sì. Dopo la Svezia. Bravo. Sicuramente Stati Uniti. Lo stiamo smantellando, è il 78 quando lo variamo. 78. C'ha una particolarità rispetto a tutti gli altri, cioè l'idea della prevenzione. Che è un investimento proprio di carattere economico. Se io investo nella prevenzione, molte meno persone si ammaleranno. Quindi prevenire la malattia, se uno va a leggere, sì, è un risparmio da tantissimi punti di vista, non soltanto quello monetario. Ok, poi le altre, le vedete? I decreti delegati nella scuola. Nascono anche questi in quest'anno, i processi di democratizzazione, la legge Basaglia affiancata al Servizio Sanitario Nazionale. Il diritto di famiglia. Sì, il diritto di famiglia. Noi siamo. Il diritto di poi all'inizio degli anni Ottanta avevamo ancora il diritto d'onore. Esatto. All'inizio degli anni Ottanta viene abolito. Quindi il nostro paese stava diventando un paese
la cui evoluzione civile, economica, sociale poi è stata bloccata, abortita. E tu ci hai raccontato con col tuo ospite uno degli strumenti utilizzati. E le stragi di Stato hanno mirato a questo, a bloccare questa economia che abbiamo visto che cresceva grazie al nostro saper fare, perché noi siamo un paese particolare, non siamo ricchi soltanto delle cose che abbiamo detto prima, ma del nostro saper fare. Noi sappiamo fare tantissime cose, abbiamo una capacità di diversificare le merci che produciamo e i servizi che produciamo che pochissimi altri paesi al mondo hanno, e sempre ad altissimi livelli, in tutti i campi. Ero con Barbara ad assistere a una presentazione e c'era il relatore che chiede: vi siete chiesti quanti formaggi sanno produrre i tedeschi? E la gente dice, cambiano il colore, 3-4, e poi li cambiano la confezione, li cambiano. Cioè, vi siete chiesti quanti ne sappiamo produrre in Italia tra quelli che abbiamo certificato, tra quelli certificati, perché poi quegli altri sono molti di più, ma praticamente ti sposti di poco e trovi un'altra cultura che produce altri formaggi che lo vedi che sono proprio diversi, no? 800 ha detto, rispetto alle dita di una mano. Allora, l'Italia è ricchissima di questa cultura, è ricchissima. Il nostro saper fare si... Ma infatti anche lì lo stanno smantellando. Bravo. Abbiamo le scuole, ad esempio io faccio una piccola ricerca e ho scoperto che tuttora la scuola internazionale più importante nel mondo di design del gioiello sono a Firenze, non ce ne sono altre a questo livello. Tutto il mondo, pagano fior di quattrini per venire qua, la gente di tutto il mondo, nessuno lo sa. Noi, il famoso saper fare, lo sai, viene distrutto, perché questa è la nostra forza. Sì, non è l'arte della ragione, la cosa è una cosa che interessa. Perché non è che nessuno lo sa, è che sappiamo frammenti, esatto. E siamo bombardati continuamente da una propaganda che ci dice che siamo corrotti, che viviamo di sopra delle nostre possibilità, che il nostro problema sono gli immigrati, che il nostro problema è la burocrazia, che il nostro problema è il nostro carattere antropologico. Esatto, che non valiamo niente. Allora, tutto questo è un continuo bombardamento mediatico che ci convince che noi siamo un paese mediterraneo che deve sentirsi in colpa. Solo perché siamo mezza isola e mezza nozzo. Dimentichiamoci che abbiamo il Vaticano. No, abbiamo la forma di senso di colpa è sempre lì, per cui atavico, culturale. Se rimaneva da milione era millenario e anche. Metti quella del cambio di sesso, per favore. No, è importante. Sì, perché quello ci si è cominciato a pensare già negli anni 70. Certo, no, io lavoro in ospedale, quindi si stanno facendo tanti interventi. Questo è importante anche per la sfera personale. Certo, ma ci abbiamo cominciato a pensare in quegli anni lì, primi al mondo. È un senso di civiltà. Esatto, certo. Assolutamente. Una è, non le ho messe tutte, ma l'ultima la Candy, con la Magneti Marelli. Certo. Sì. Ma queste sono alcune, certo. Perché guardate, queste sono solo quelle che dal 2008 al 2012 abbiamo perso, questo nell'agroalimentare, ma è inutile che io le stia a vedere, sono andate in tutti i settori. Anche la Fiat, la Ducati ora è tedesca, sì. E guarda caso sono comperate tutte da società francesi, tedesche, no? Americane, inglesi, che sono tutte quelle che trovi dietro al rapimento Moro. Ma vi devo dire che quello che stiamo subendo sono quei paesi lì che l'hanno organizzato. Continuate a guardare, è inutile che io ve le dica. Stiamo subendo una vera e propria colonizzazione.
Cioè si sono create le condizioni per cui il nostro paese è colonizzato e tutte le ricchezze che abbiamo accumulato ce le stanno portando via. E tutte le leggi che abbiamo fatto a partire dagli anni 80, perché gli anni 80 sono il punto di svolta, non bisogna aspettare l'Unione Europea. Moro l'hanno ammazzato prima. E a partire dagli anni 80 che c'è una svolta non solo in Italia ma a livello internazionale. Perché cosa accade? Accade che nel dopoguerra i popoli che avevano già subito, perché attenzione che la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, è il risultato di una crisi economica, cioè di un modello economico, quello finanziario. Il capitalismo finanziario. Ecco uno dei miei motivi di perplessità rispetto agli ambientalisti che non sanno distinguere tra capitalismi. Non sanno distinguere. Per loro è tutta una cosa, è solo la questione del consumismo, punto. Allora, il capitalismo finanziario che già prima, perché anche la prima guerra mondiale, insomma, c'erano state altre grandi crisi economiche, ma veniamo a quella del 29. La crisi del 29, dovuta al capitalismo finanziario, perché quello era il modello economico, bisognerebbe soffermarsi, vedere cosa è successo in particolare e perché poi ha dato vita ai totalitarismi che a loro volta hanno dato vita alle grandi guerre mondiali, alla seconda guerra mondiale. Se leggete quello che dicono i padri costituenti, loro hanno chiarissimo in mente una cosa, mentre stanno scrivendo la Costituzione. Loro dicono mai più. Mai più cosa? Mai più un sistema economico che procuri crisi su scala globale, che procuri l'avvento di totalitarismi, che procurino guerre, violenza generalizzata su scala mondiale. Più di 50 milioni di morti, no? Ora, cosa succede nel dopoguerra? Che il monopolio della moneta lo prendono gli stati, non più i capitalisti. Se prima la moneta era soltanto, cioè il capitale, era soltanto dei ricchi, dei capitani d'industria, dei proprietari, dei padroni, chiamiamoli come volete, beh, la moneta diventa invece moneta di Stato. A partire dagli anni 80 si torna indietro. Allora, è qui che bisogna cominciare a pensare a una cosa, una domanda che mai ci abituano a farci. Che cosa sono i soldi? Questa è stata una delle domande del primo capitolo. Io a un certo punto mi sono cominciato a chiedere, ma cosa sono i soldi? Perché guardate, questa è la domanda delle domande. Perché a noi oggi ci dicono, e la signora giustamente ha detto prima, ci hanno prestato i soldi gli americani, no? Ok. Ma guardate la situazione in cui siamo oggi. Ci dicono, quanti sono i disoccupati? Abbiamo 10 milioni, abbiamo una percentuale di disoccupati 9,7, che si varia, però sono 3 milioni di persone. Ma abbiamo 5 milioni di praticamente poveri assoluti. Lo sapete quanti erano nel prima che arrivasse Monti? Erano 2 milioni e mezzo. In pochissimo tempo sono raddoppiati. Poveri assoluti significa quelli che vedete per strada che non hanno una casa, sono i senza casa. Questi sono passati da 2 milioni e mezzo a 5 milioni dopo la cura Monti, cioè da quando abbiamo messo in piedi la strategia dell'austerity per ripagare il debito. Questa è l'altra parola cardine su cui dobbiamo riflettere. Ma torniamo al fatto, alla domanda, cosa sono i soldi? Perché noi viviamo una grande contraddizione che è sotto i nostri occhi, e siccome è sotto i nostri occhi non la vediamo. Ci dicono,
non c'è lavoro per i giovani. 1,5 milioni di giovani se ne sono andati, tanti altri hanno rinunciato a cercare lavoro. La nostra Costituzione dice piena occupazione per tutti, ma la situazione in cui viviamo è che non possiamo pagarli. Perché dico non possiamo pagarli? Perché, attenzione, è vero che non c'è lavoro. Guardiamoci intorno e cominciamo a scoprire quanto lavoro incompiuto c'è tutto intorno a noi. Se ci mettiamo, avessimo tempo a sufficienza, ciascuno di voi diverrebbe in mente qualcosa. Il grande patrimonio artistico, monumentale, culturale di cui siamo circondati, noi l'abbiamo abbandonato. Sapete una delle ultime cose che abbiamo fatto? Abbiamo venduto il 50% dei diritti d'autore delle opere che ci sono nei nostri musei a una ditta straniera. Ora perdonatemi, non ricordo più il nome, ma questa cosa mi ha impressionato. Significa che se io vado e faccio una foto, devo versare il 50% dei diritti a quella azienda straniera. Straniera, non italiana. Questo non lo sa nessuno. No, è una cosa recente. E di qualche settimana fa, perché dobbiamo fare cassa. Allora, attenzione, quanto lavoro c'è da fare intorno a noi? Pensate solo al fatto che il territorio italiano è un territorio fragile, significa che abbiamo bisogno di intervenire rispetto al dissesto idrogeologico, no? Che può procurare quando piove anche solo un poco, ma oggi ci sono le bombe d'acqua con i cambiamenti climatici in atto, e questo procura frane, produce alluvioni, produce abbandoni, produce morte, disperazione. Quindi noi avremmo bisogno di intervenire, e pensate alle stime che sono state fatte, servono da 300 a 400 miliardi per occuparci del nostro territorio. Manca il lavoro? Manca il lavoro? Un euro speso a questo fine ne fa risparmiare 100, queste sono le stime che fa l'Istituto di Geologia insieme ad altri, al Ministero dell'Economia, eccetera, ne fa risparmiare 100 quando, a disastro avvenuto. Io spendo un euro per risparmiarne 100, ma non abbiamo questo euro, non ce l'abbiamo. Allora, pensate alla pubblica amministrazione. Cosa ci dicono continuativamente quando accendiamo la radio, la televisione? Ci dicono che noi italiani, pubblico impiego, no? Siamo dei disgraziati, fannulloni, è la parola più, perché non andiamo a lavorare, e se andate a vedere le stime che sono state fatte, lo 0,1% del pubblico impiego ha questi comportamenti insani. Ma poi andiamo a vedere un altro dato. Nella pubblica amministrazione lavorano, rispetto ad altri paesi, Svezia, ma anche Germania, la metà delle persone a parità di popolazione. Significa questo che cosa? Che un nostro impiegato fa il doppio del lavoro che ne fa un altro. E noi cosa abbiamo concepito in questi ultimi anni? Leggi, blocco di turnover, brava, che tengono lontani i nostri giovani dalla pubblica amministrazione. E dove se ne devono andare? Dove l'abbiamo, quando l'abbiamo formati? 1,5 milioni di laureati, piuttosto che diventare funzionari esperti della pubblica amministrazione o impiegati pubblici, prendono il via e se ne vanno all'estero, dopo che li abbiamo formati. Abbiamo tolto con la legge Gelmini 8 miliardi alla scuola pubblica, alla ricerca, per risparmiare, perché non ci sono i soldi. Ce la dobbiamo fare una domanda, cosa sono i soldi? Questa domanda ce la dobbiamo fare, perché non è vero che è il lavoro che manca. Ma ora, attenzione, vi metto davanti a questa situazione. Avviene un terremoto e noi non riusciamo a intervenire, anche se abbiamo un sacco di giovani, qui ce n'è uno, l'ha detto prima, che vorrebbero lavorare. Noi abbiamo le competenze per farlo. Perché abbiamo le competenze? Perché viviamo in un paese
che ha il più grande patrimonio artistico culturale. Quindi sapremmo abbiamo imparato a intervenire, a fare le ristrutturazioni anche nei luoghi d'arte, a fare i restauri, a rimettere in piedi. Abbiamo tecniche che abbiamo inventato noi. Abbiamo i giovani e le tecnologie, ma non possiamo intervenire. Quel paese deve morire, deve essere abbandonato, e anzi ci sono lì con i mitra spianati contro la popolazione del posto, che non devono più poter mettere piede nel loro paese terremotato. Noi non abbiamo i soldi, al massimo noi facciamo una colletta col cellulare, 1 euro, 2 euro. Ci chiedono di fare la colletta per qualsiasi cosa accade. Dove va? Tu vai oggi al supermercato, alla Coop, e ti danno un buono per finanziare la scuola. Ma vi pare normale? No. Eppure la gente prende quei buoni perché sa che le scuole soffrono di mancare. E perché? Perché mancano i soldi. Ma cosa sono i soldi? La questione grossa è che a partire dagli anni Ottanta noi i soldi ce li facciamo prestare dall'estero. Questa è la questione grossa, ce li facciamo prestare dall'estero. Cosa facevamo prima? E qui c'è l'altro punto. Cosa facevamo prima degli anni Ottanta? Cosa potremmo fare oggi? Allora, negli anni Ottanta noi avevamo un debito pubblico, certo che ce l'avevamo. Piccolino, ma ce l'avevamo. E sapete perché ce l'avevamo? Perché ce lo chiede la Costituzione. Allora voi potreste pensare, ma come? La Costituzione, ciao! La Costituzione ci chiede di avere un debito pubblico, la Costituzione. Guardate, vi devo leggere un articolo. È l'articolo 47 della nostra Costituzione. Guardate cosa dice. Dice questo. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. E poi guardate questi tre verbi: disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Avevamo tutte banche pubbliche. Lo sapete cosa significa avere una banca pubblica rispetto a una banca privata? Le banche guadagnano. Ma avere una banca pubblica che fa credito alle imprese, alle famiglie, i guadagni a che finiscono? Al popolo italiano. Va all'interno, non all'esterno. Lo sapete che tutte le banche nostre italiane sono sempre più preda dei grandi fondi di investimento stranieri? Che ora, se andate a vedere di la patrimonializzazione, cioè di chi sono le banche, leggete tutti i nomi stranieri, per la maggior parte, sempre di più, e lo sapete che il grande patrimonio pubblico di banche che avevamo a partire dal 92 le abbiamo date via, tutte, sono diventate banche private. Ci salvavamo, sapete perché? Perché avevamo le banche popolari e le banche di credito cooperativo, che pur private hanno sempre fatto una politica molto diversa dalle grandi banche d'affari. Negli anni 90 alle banche viene permesso di fare ciò che facevano all'inizio del secolo. All'inizio del secolo le banche utilizzavano i risparmi dei cittadini per fare investimenti speculativi, d'accordo? L'isola del Novecento. Sì. Dopo la crisi del 29, Roosevelt fa fare una legge, la Glass-Steagall Act, viene recepita anche in Italia, la legge bancaria del 36, e ordina alle banche di scegliere. Tu vuoi essere banca d'affari che fa investimenti sui mercati finanziari, o può essere banca commerciale che raccoglie i risparmi e li ridistribuisce? Scegli. Cosa vuoi fare? Ce lo devi dire. Scegli. E lo scriviamo nel tuo codice genetico, nel tuo statuto. Non puoi fare tutte e due le cose. Non puoi prendere i risparmi dei cittadini e investirli sul mercato finanziario. Devi scegliere. Questa cosa noi l'avevamo recepita.
alla fine degli anni 90 Draghi abolisce la legge bancaria e reintroduce la banca universale. La banca universale... Scusa un attimo, negli Stati Uniti però c'è intervenuto Clinton. Sì, bravissimo. Prima dell'intervento in Italia. Sì, sì. Sono sempre gli americani che... No, è stato prima Draghi qui e Clinton dopo là. Anche questo è significativo. Quindi Draghi è più potente di Clinton. Ma allora, ritorniamo alla questione del debito pubblico. Il debito pubblico, come era prima, aveva una funzione. Qual era? Quello di garantire il risparmio degli italiani. Avevamo una capacità di risparmio enorme. Noi riuscivamo a mettere in media da parte un quarto di quello che si guadagnava. E cosa ci facevamo? Famiglie italiane cosa facevano? La casa, le vacanze, l'educazione e soprattutto pensare eventualmente al futuro e anche al futuro dei propri figli. Ma il risparmio, dice la Costituzione, va tutelato. Cosa c'erano? I processi inflattivi. I processi inflattivi possono corrodere il risparmio. Vi ricordate che dicevamo, ma se questi soldi me li tengo così, perderanno di valore. Se c'è un'inflazione del 10%, perderanno di valore. Allora, l'articolo 47 imponeva di proteggere il risparmio. Ma c'è un'altra ragione per cui si faceva questo. Se siamo ricchi e riusciamo a mettere dei soldi da parte, questi soldi che mettiamo da parte non circolano più nell'economia. Quindi lo Stato cosa faceva? Due cose in realtà contemporaneamente, emettendo titoli pubblici, faceva queste due cose. Prendeva i soldi delle persone, li proteggeva, perché tu compravi titoli di Stato assolutamente garantiti, anche a breve scadenza. Ora vi devo far vedere una cosa rispetto a questo, ha a che fare con l'oggi. A breve scadenza potevi comprare dei BOT, buoni ordinari del tesoro. Ti garantivano rispetto all'inflazione, i tuoi soldi non perdevano valore e soprattutto erano sicuri. Tu sapevi che non li stavi investendo con qualche fondo di investimento speculativo. Erano assolutamente protetti. Questo era il ruolo, mettere in circolazione il risparmio per alimentare l'economia e proteggere i singoli, le famiglie, ma anche le imprese, e soprattutto fare anche investimenti. L'economia cresceva. Cosa è successo all'inizio degli anni Ottanta? Perché il debito pubblico ha cambiato completamente natura? Perché noi lo abbiamo internazionalizzato. Come abbiamo fatto a internazionalizzarlo? Prima era un debito interno. Vi faccio subito un esempio che probabilmente molti di voi hanno sentito dire. Il Giappone ha un rapporto tra debito e PIL, il PIL è la ricchezza, il reddito nazionale, ha un rapporto tra il debito e il PIL praticamente il doppio del nostro. Il nostro è 130%, loro è 250%. Hanno lo spread? No, c'è il problema grosso che abbiamo. E ci sono le agenzie di rating che speculano sul nostro debito e dicono: l'Italia, guardate cosa dicono, l'Italia può fallire. Sì. Questo dicono. Con 4.000, sì, con 4.000 miliardi. Dicono: l'Italia può fallire. E con Caravaggi in casa. Brava. Allora, perché fanno il rapporto tra il debito e il PIL? Ma guardate, dal punto di vista dell'economia, noi paghiamo il servizio al debito, quello che è importante è il servizio al debito, cioè gli interessi che il debito matura, circa 80 miliardi l'anno, cioè un dissanguamento continuo, 80 miliardi di... il 30% di questo è il nostro problema, perché li dobbiamo pagare ad esterni, perché l'abbiamo internazionalizzato, d'accordo?
Ma il rapporto non dovremmo farlo con il PIL, che è uno stock, cioè scusate, che è un flusso. Noi dovremmo farlo con il nostro patrimonio, come tu hai subito intuito. Ma il nostro patrimonio è enorme, no? In più, pensate al fatto che quando io vado a chiedere a una banca un mutuo per la casa, la banca mi indebita per 5 volte. Cioè, se io ho uno stipendio, un reddito anno di 25.000 euro, la banca mi può fare anche un mutuo per 100.000 euro. 4 volte tanto. D'accordo? 4 volte tanto. Ma noi, anche paragonando il debito con il PIL, il 130% significa che una volta è qualcosina rispetto al nostro PIL. Non solo, ma noi siamo un paese che, pur essendo stato martoriato, noi abbiamo un surplus della bilancia commerciale. Noi oggi, attualmente, malgrado quella moria di imprese, abbiamo ancora 4 milioni e 900 mila imprese attive, ma non sono più grandi imprese, sono pochissime medie imprese, sono poche anche piccole imprese. Lo sapete cos'è che fa il nostro patrimonio? Le microimprese. Le microimprese sono imprese con meno di 10 dipendenti. E chi è che foraggia e che aiuta le microimprese? Le banche popolari, estremamente diffuse sul territorio, le banche di credito cooperativo. Le banche popolari sono sotto attacco, perché le banche popolari sono state trasformate, quelle con una patrimonializzazione meno di 8 miliardi, cioè più di 8 miliardi, in SPA scalabili. Quelle di credito cooperativo, le banche di credito cooperativo, che è una gloriosa tradizione tutta italiana, anche loro devono diventare delle holding. Se voi avete i soldi in una di queste entità finanziarie, vi cominceranno a proporre la vendita di prodotti finanziari un po' strani, vi appariranno strani. Dice, ma come, la mia banca mi propone queste cose? Cioè vi proporranno titoli non di risparmio, ma di investimento rischioso. E da chi gli viene ordinato? Dalle grandi banche d'affari che ora ne hanno preso la guida con le nuove leggi che abbiamo varato, ma questo di recente. Queste banche, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, sono quelle che hanno tenuto in piedi fino all'altro ieri la microimpresa. Perché? Perché si comportano in modo anticiclico. Cioè a dire, siamo in crisi, ti aiuto lo stesso. Questo hanno continuato a fare. Beh, quelle sono prese di mira. E anzi, gli fanno gli stress test e dicono, mi dispiace, ci avete troppa poca capitalizzazione. Anche, oppure dicono, si chiamano non performing loans, cioè c'è troppa gente a cui avete prestato i soldi che sta in grande difficoltà, no? Allora guardate cosa gli dico, cosa propongono. Questa unione bancaria dice, beh, vi dovete liberare di questi crediti che avete fatto in maniera troppo allegra. Dice, ma come, l'abbiamo fatti a queste famiglie, a queste imprese, ve ne dovete liberare. E cosa gli propongono? Di venderli. Ma attenzione, a chi? Ai grandi fondi di investimento stranieri. E a che prezzo? Io ho un debito di 100, la banca vende il mio, perché attenzione, questi sono, ecco, io vado, chiedo un mutuo, ma cosa c'è dietro il mutuo? C'è la casa. Io vado, chiedo un prestito e tiro su un capannone e compro i macchinari. Quindi il mutuo è coperto, il prestito è coperto, e loro lo vendono, tutto il pacchetto così com'è, al 15%. A chi? Ai grandi fondi di investimento. E chi ce lo ordina? L'Europa. E allora perché non mi devo rivolgere alla famiglia e dirgli, senti, ho visto che non mi puoi pagare,
te lo ricompri questo deal, ce la fai a comprartelo al 15%, perché io lo devo vendere al 15%, se no ho un fondo di investimento straniero. Beh, non ci hanno pensato. Non ci pensano. Forse non è. Non ci pensano o non ci vogliono? Non ci vogliono pensare. Gli stress test non prevedono di indagare sui titoli tossici all'interno delle banche, come per esempio la Bundesbank, che ha una quantità di titoli tossici smisurata. Dobbiamo vedere però di cosa si tratta. Ora, attenzione, guardate una cosa. Questo è quello che succedeva, vedete, qui siamo nell'82, la gente comprava i BOT, buoni ordinari del tesoro. A brevissima scadenza garantiscono. Cosa significa breve scadenza? Se io sono una famiglia e poi a un certo punto ho un'emergenza, ho bisogno di soldi, devo poter andare in banca e dire: senti, mi ridai che mi servono. Non li posso vincolare a 10 anni, a 20 anni, a 30 anni, come succede con i BTP. Buoni poliennali del tesoro. Guardate la situazione oggi. I BTP sono la maggioranza. Chi li compra? Li comprano dall'estero. E chi? I grandi speculatori. Ma li comprano perché rendono moltissimo. E cosa fanno? Fanno una compravendita speculativa di questi. I BOT è ancora possibile comprarli? No. Perché no? Perché hanno fatto in modo che abbiano interesse negativo. Cioè a dire, se io lo compro a 100, poi mi restituisce 90, ma la famiglia fa una cosa di questo tipo? Nessuno. Allora, se noi abbiamo 4.300 miliardi di risparmi e, capite, un debito di 2.300 miliardi, potremmo comprarceli tutti noi i titoli? Sì, basterebbe però offrire non un prodotto di investimento, ma un prodotto di risparmio. Pensate che le banche non lo sappiano? E perché addirittura, guardate, i prodotti di investimento li gestisce la Consob, i prodotti di risparmio li gestisce la Banca d'Italia. Pensate che non conoscano la differenza? Perché non lo fanno? È una domanda importante. Però vorrei che tu trovassi la tua risposta. Io? Che stiamo arrivando. Ma la ricchezza andrebbe distribuita al popolo, invece fanno tutto per mantenere questo status quo in modo più potente. Comunque, esattamente, ma compreso anche il fatto che persino i parlamenti, perché nel discorso che facevamo l'altro ieri, sono comprati dall'estero. No, il Parlamento, nella situazione in cui siamo, è in qualche modo disattivato, perché il Parlamento può solo ricevere direttive europee da ratificare. Questo fa per la maggior parte del tempo. Non solo, ma il cambiamento che volevano imporre con l'ultimo referendum, il Parlamento diventava un ancestro. Ricordate che volevano praticamente eliminare il Senato, certo. E che ci raccontano che anche per risparmiare che lo fanno, sono meno di una lira rispetto al male di cui stiamo parlando. Beh, i parlamenti sono disattivati e vogliono rendere gli esecutivi predominanti rispetto ai parlamenti, ma nei parlamenti cosa si esprime se non la volontà popolare? La democrazia. Ora attenzione, torniamo all'inizio degli anni 80 per capire cosa è successo dal punto di vista tecnico. Noi all'inizio degli anni 80, quando avevamo bisogno di più soldi da investire per costruire ospedali, per costruire strade, per costruire tutto quello che ci serviva, cosa facevamo quando i soldi che ricevevamo con le tasse non ci bastavano? Beh, ce lo chiedeva la Costituzione, articolo 47, si emettevano titoli di Stato. Titoli di Stato si emettevano, si faceva l'asta, si faceva l'asta pubblica, li compravano le banche che li vendevano, le banche pubbliche che le vendevano ai cittadini italiani, nella forma di imprese, di persone giuridiche in generale, di imprese, ma anche di privati o di famiglie. Ecco, allora, cosa succedeva? Chi è che decideva il tasso di interesse? Lo decideva il Tesoro, cioè il governo.
decideva, facendo i conti, il Ministero del Tesoro dice: noi dobbiamo proteggere i risparmi, dobbiamo tenere in circolazione questi risparmi che abbiamo, cioè far crescere l'economia, mobilitare i risparmi, il tasso di inflazione è tot, quindi noi dobbiamo dare tot. E si decideva quanto doveva essere il tasso di interesse. Cioè il tasso di interesse, il costo della moneta, era uno strumento in mano al governo. D'accordo? Come hanno fatto a togliere questo strumento dalle mani del governo? Con una lettera. Non è passato per il Parlamento. E questo ve lo dico perché oggi con un'altra lettera potremmo ritornare alla situazione precedente. Ma questo governo non lo sta facendo. Allora, una lettera che il ministro Andreatta spedisce a Ciampi, il governatore della Banca d'Italia, e gli dice: non deve più fare intervenire la Banca d'Italia a comprare i titoli del debito pubblico rimasti invenduti. Dice: ma se noi abbiamo bisogno però di quei soldi, se emettiamo una certa quantità di titoli pubblici, perché il governo ha dei progetti, il governo aveva dei progetti, voleva fare una sua politica economica e sociale, aveva bisogno di soldi. Dice: e allora come si fa? Sarà il mercato a decidere la remunerazione dei titoli. Cosa significa questo? Abbiamo concepito una cosa che solo noi italiani si chiama asta marginale. È una cosa terribile, ve la devo raccontare. Allora, prima di questa lettera, Ciampi è un letterato, un filologo, non è nemmeno un economista, e segue quello che gli viene proposto da ministro Andreatta. È un gran massone comunque. Non solo, allora tu ci potrai dire tutto su questo, ma Andreatta è uno che era stato messo lì alla Banca d'Italia apposta. Sì. Sono convinto, guarda, mi convinci, scusa se mi dici così. Però ora, per non perdere il filo del discorso, cosa succede? Mentre prima, quando rimanevano invenduti dei titoli, dice: li volete? Sono al 2%. Questi titoli, se li comprate, vi garantiscono il 2%, il 3%. Non li volete, lasciateli lì. E quelli che rimanevano invenduti li comprava la Banca d'Italia. E come faceva a comprarli? Chi gli dava i soldi alla Banca d'Italia? La Banca d'Italia era una vera e propria banca centrale. Stampava. Cioè, sì, era stampava. Ma stampava cosa significa? Noi diciamo stampare. Significa che riprendeva lei e metteva in circolazione la moneta corrispondente. Esatto. La metteva in circolazione. Questo permetteva di tenere bassi, di soddisfare le esigenze dell'articolo 47, di tenere basso il tasso di interesse. Quando questo meccanismo è stato rotto, ed è stato rotto nel peggiore dei modi, l'asta marginale, che significa questo? Ve lo dico in due parole. Immaginate che comincia l'asta e la gente comincia, quelli che intervengono lì, cominciano a comprare i titoli. E allora c'è una prima offerta, mettiamo al 2%, beh, c'è qualcuno che li compra, poi ce n'è un'altra e nessuno li compra, d'accordo? Dice: vabbè, allora alziamo, c'è al 3% chi li vuole, al 4% chi li vuole, e c'è qualcuno che li prende. Alla fine, quando si stabilisce l'ultimo compratore, che li ha comprati magari al 5%, sapete cosa significa l'asta marginale? Che tutti gli altri titoli che avevamo già venduto salgono di prezzo e noi li abbiamo ceduti tutti al 5%, anche se c'era qualcuno disposto a essere remunerato soltanto con l'1%. Questa è l'asta marginale. Questo governo sta cambiando questa cosa? No. Lo sa, ma non l'ha ancora fatto. E molti economisti si chiedono: e come mai? Ve ne dico un'altra, come mai questo governo ancora, articolo 81 della Costituzione, è cambiato, chiede il pareggio di bilancio,
avrebbe la maggioranza per ritornare alla vecchia situazione, eliminandolo, ma ancora non lo fa, né ci pensa, né l'ha messo nel contratto. Cosa ha fatto di buono invece questo governo? Ha invertito completamente la rotta. Mentre prima si facevano le politiche di austerity, questo governo per la prima volta dice: dobbiamo fare deficit, dobbiamo spendere in deficit, il 2,4%, pochi miliardi, senza scendere nel merito, diciamo, delle politiche che vogliono fare, ma hanno cambiato completamente trend, completamente, perché prima tutte le politiche erano politiche di austerity. Cosa significa una politica di austerity? Dobbiamo fare cassa. Per fare cosa? Per pagare il debito. Attenzione, dopo quella lettera e dopo l'alterazione del meccanismo che abbiamo visto, il debito pubblico ha cominciato a lievitare. Nello spazio di un decennio il rapporto debito-PIL è raddoppiato. È raddoppiato. E noi abbiamo cominciato a vendere i titoli del nostro debito all'estero. Ma guardate una cosa, guardate cosa succede, cambia proprio il modello economico. Perché? Perché se io avevo 100 milioni di lire di allora, lo Stato è arrivato a promettere fino a punte massime del 25%. Cosa significa? Che io ho 100 milioni di lire, mi compro un titoli corrispondenti, alla fine dell'anno, senza aver mosso un dito, ho 125 milioni. Capite che questa è una cosa terribile? Capite che questa è una cosa che ha dato inizio alla deindustrializzazione dell'Italia? Chi è che si assume il rischio di impresa? Nessuno. Lavora se sa che finanziariamente può ottenere di più. Abbiamo cominciato, allora quella è la punta massima, ma i tassi con cui si rimuneravano i titoli di Stato erano dal 10 al 15%. Capite che sono in pochi quelli che insistono a voler lavorare in una situazione di questo tipo, se lo sanno. Infatti molti cosa fanno? Vendono baracche e baracchini a quell'epoca e finanziarizzano le loro attività. Questo è accaduto. Ma siccome poi il debito era cresciuto troppo, beh, bisognava correre ai ripari. Negli anni 90 si corre ai ripari. A Galileo Galilei, qui a Firenze, il nuovo Pignone, eravamo leader a livello mondiale nella costruzione di turbine, per esempio, per la produzione di energia elettrica. Oppure noi, perché avevamo anche dei grandi, sì, bravo, dei grandi centri di ricerca sovvenzionati dallo Stato. Cioè noi avevamo fatto una scelta che non era né il capitalismo occidentale né il collettivismo sovietico, ma una via di mezzo, lo Stato imprenditore che collabora con i privati e che pensa che l'apporto dei singoli è estremamente importante. Addirittura nella nostra Costituzione c'è il fatto che gli artigiani devono essere tutelati, perché gran parte della nostra economia è tenuta in piedi dalla cultura artigianale. Era previsto anche nella Costituzione che le famiglie potessero avere un pezzetto di terreno, coltivatori diretti, pensate un po'. Tutto questo è stato smantellato. Per il privatismo puro, per quello di... Diciamo, la politica delle privatizzazioni ha avuto un risvolto anche interessante, no? Nel senso che si sono trovati su un famoso panfilo nel 1992 sul Britannia della regina Elisabetta, e dove appunto sono arrivati tutti i massimi vertici dell'industria di Stato italiano, delle banche italiane. C'era Draghi anche in quel periodo sul Britannia, ma c'era anche Gabriele Cagliari, che era uno dei,
diciamo, leader del Partito Socialista all'epoca ed era anche Alleni, presidente dell'Eni. E Gabriele Cagliari fa una brutta fine. Praticamente nel periodo di Tangentopoli viene inquisito, va in carcere e si uccide con un sacchetto di plastica che si mette al collo e lo stringe finché vuole. Allora, questa tecnica del suicidio fatta in questo modo è assurda, non è praticabile perché nessuno è mai riuscito a fare un'azione del genere, quindi è stato ucciso. Ma perché è stato ucciso? Perché lì c'è stata una grande trattativa tra i socialisti, no, tra il gruppo di Bettino Craxi e i banchieri d'affari che erano su quelle navi. C'erano i Rothschild e tutta questa Rockefeller, no, tutte queste persone. E che cosa hanno discusso i socialisti lì? La famosa tangente. Loro avrebbero concesso la svendita del patrimonio pubblico italiano con una tangente del 10%. Il valore dell'epoca era sul milione di miliardi delle vecchie lire, no? il valore di quel patrimonio nostro, e loro volevano 100.000 miliardi ovviamente. Beh, voi pensate che i banchieri d'affari ti permettono di chiedergli una tangente di quella portata? No, è partita un'operazione che è stata Tangentopoli, no? Certo. Ecco che si spiega anche la ragione per cui c'è stato questo ribaltamento a livello politico, perché queste persone quando vanno a chiedere ai padroni del mondo queste cose, i padroni del mondo prendono provvedimenti. E lì sono cominciate anche una serie di morti eccellenti, no? Certo. Tra cui quella di Gabriele Cagliari. Il Ministero delle Partecipazioni Statali, guardate un po', Eni, Eni, Efim, ma questo occupava un sacco di persone. Centinaia di migliaia, sì. Protagonisti di cui parliamo delle svendite. Ma mi sorridono, sono contenti. Sì. Però se leggete qui tutto quello che abbiamo venduto, sì. Contemporaneamente partono le liberalizzazioni. Esatto. E per far cassa, si diceva, per affrontare la voragine del debito pubblico, che è la cosa che ci dicono ancora oggi. La crisi attuale viene ancora addebitata al debito pubblico, ma in realtà quella del 2007-2008 è una crisi di debito privato. E che cosa succede? Parte in America. Praticamente per mantenere alto, siccome l'economia americana era sempre più finanziarizzata e diciamo che le persone in generale ricevevano meno salari e meno stipendi, per mantenere artificiosamente alto il potere d'acquisto degli americani hanno sopperito col credito delle aziende. Questo è stata una crisi di debito privato che poi si è ripercorsa, cioè hanno consentito a persone che non avevano abbastanza per potersi permettere i prestiti che le banche volentieri ci davano, hanno consentito alle persone di costruirsi una casa, due case, di comprare un'automobile, di fare più di quello che avevano potuto fare. Ma perché? Perché questi, senza garanzie, ma perché poi questi debiti venivano impacchettati, collateralizzati e venduti al resto del mondo. E tanti titoli assicurativi su questi debiti che diventavano moneta. Sì, famosi derivati anche. Sì, derivati. Quelli che hanno preso i comuni, le regioni, cretini di amministratori, cioè, che hanno fatto incetta di queste cose, cioè, hanno prodotto questo indebitamento. Come la Moratti, esatto, prendendo dei titoli tossici, cioè, senza valore. Anche la Toscana. La Toscana, sì. Guardate, tornando al discorso di prima, ci sono delle leggi che ci permettono di svendere, questo io l'ho sentito dire la prima volta perché era sfuggito anche a me che seguivo queste cose, a Paolo Maddalena, costituzionalista, è stato alla Corte dei Conti, la legge che ci permette di svendere il demanio idrico, marittimo, coste, spiagge, porti, il demanio minerario, quindi ricchezze del sottosuolo,
date in concessione. Per quello vi dico, noi stiamo subendo una colonizzazione, certo, del nostro territorio. Stiamo diventando un popolo che vive senza su un nazione, territorio che non è più suo. Senza nazione. E tutte le ricchezze le stiamo dando via, anche il patrimonio culturale. Prima vi ho fatto l'esempio dei diritti d'autore sulle nostre opere d'arte. Aspetta. L'Ilva, l'Italia, la Toscana. Cioè tutte queste cose, queste importanti. L'autostrada, quando si prendeva un'autostrada, pagavi il biglietto, erano soldi che davi a te stesso praticamente. No? Erano soldi che ti ritornavano. E quindi andavano ad arricchire, no, il patrimonio nazionale, no? La ricchezza prodotta. Adesso invece dai Benetton è un po' tutto. E facevano le manutenzioni, no? No? Se andate a vedere su quel ponte, quando era pubblico, si spendeva 1.300.000 euro all'anno di verifiche, di controlli. E quando sono arrivati in Benetton e compagnia, 23.000 euro. E tra l'altro 2%. Ti rendi conto? Cioè, che cosa vuol dire le privatizzazioni? Allora, cosa potremmo fare? Prendi la metropolitana, ti spacchi la gamba, no? Perdi un piede, no? Vediamo cosa potremmo fare proprio nell'immediato per affrontare questa situazione, quella dello spread, no? Lo spread, come sapete, pensate ai paesi, agli Stati Uniti d'America, confrontateli con gli Stati Uniti, tra virgolette, d'Europa. Perché tra quegli stati non c'è spread? È perché lì la Fed, che dovrebbe corrispondere alla nostra Banca Centrale Europea, fa una politica completamente diversa, si comporta da vera banca centrale. Stampa. Cioè, sì, stampa, prestatore di ultima istanza, si dice in termine tecnico, no? Allora, cosa è successo nel 2011, episodio precedente a quello attuale? Vi ricordate, al governo era Berlusconi. Lo spread all'improvviso salì perché moltissimi titoli di Stato italiani furono buttati sul mercato. Per esempio la Deutsche Bank fece questa politica di mettere sul mercato, cioè di vendere. Quando c'è una grande offerta, per poter continuare a piazzare tu devi alzare il tasso di interesse, per cui lo spread non è nient'altro che la differenza tra la remunerazione dei nostri titoli, molto alta, che quindi può far comodo a molti, e quella dei titoli dei bond tedeschi, più bassa. Cioè i tedeschi promettono meno, danno meno. Se tu compri un titolo tedesco guadagnerai di meno che comprando un titolo italiano. La differenza anche negativo, sì. La differenza è quello che chiamiamo spread. Allora, se un paese è valutato come un paese rischioso, la speranza che ha di continuare a vendere titoli, cioè a farsi prestare soldi dal mercato finanziario internazionale, è quella di renderli più appetibili. Come faccio a renderli più appetibili? Ti devo promettere, ti dico, guarda, se li compri, mi fai questo piacere, questo titolo ti renderà di più. Dice, ma è rischioso. Vabbè, ti do ancora di più. Chi è che lo dice che è rischioso? Sono le agenzie di rating, che stabiliscono quanto rischioso è un paese. Attenzione, perché le agenzie di rating, chi sono? Questa è la domanda importante. Sono sempre di proprietà dei grandi fondi di investimento. Bisogna sapere che cos'è un grande fondo di investimento, che sono i veri padroni del mondo oggi. Per esempio, uno dei tanti, BlackRock. Allora, guardate, ho fatto questo esempio perché è la più grande società di investimento nel mondo, gestisce un patrimonio totale di 6.000 miliardi di dollari. Di cosa sono proprietari? Quando noi dicevamo le multinazionali, beh, loro hanno azioni dentro tantissime multinazionali, ma sono, guardate, principali società controllate,
5% in borsa, controllano i CDA, l'azionariato assai diffuso, significa che basta avere il 5% e controllano intere società. Guardate BlackRock cosa c'ha. E poi cosa compra? Titoli pubblici. Titoli pubblici. Questi sono gli eredi, lui prima li ha citati, dei Rothschild, queste grandi famiglie finanziarie, che bisognerebbe aprire una grande parentesi. Ma insomma, l'Apple non è di quel signore che si vede, no? Tim Cook, no? Ma è dei Rothschild. Cioè, ecco, queste società dietro, ma attenzione, non sono solo controllate, sì, sono controllate, significa che nei consigli di amministrazione c'è un azionariato tale da poterne controllare le politiche. Controllare i paketi azionari? Sì. E, come vedete, dentro c'hanno anche i grossi gruppi italiani, ma anche le grandi multinazionali controllano. Beh, queste ora sono proprietarie delle nostre banche. Le nostre banche ormai sono parassitate dai grandi attori di investimento. JP Morgan e così via. È un lunghissimo elenco e sono loro i veri padroni del mondo. È difficile stabilire anche le loro ramificazioni, è difficile. Ma sono loro che controllano anche le politiche, cioè controllano interi stati. Sono poteri sovranazionali, fortissimi, che sono in grado di controllare, perché comprano anche i mezzi di informazione, finanziano le campagne elettorali, sono in grado, per ritornare alla Luisa di Andato, sono in grado anche di condizionare la geostrategia, le politiche di... Ma fanno nascere i partiti. Sì. Cioè, il Movimento 5 Stelle... I Casaleggio sono una famiglia che è legata al circuito dell'ex Olivetti. Gli ex Olivetti, il vecchio Adriano Olivetti, era un agente sul nostro territorio per conto di poteri stranieri. Si chiamava agente Brown, no? E aveva una rete di spionaggio tutta sua che è servita ad esempio per combattere i fascisti in una certa fase storica. No? Che noi conosciamo, quella della liberazione, ma era di ispirazione britannica. I Casaleggio sono coloro, insieme a De Benedetti, che hanno la ramificazione direttamente con i Rothschild, perché i De Benedetti, che sono i veri padroni di questo tipo diciamo, di struttura politica, fanno riferimento all'Inghilterra. I Casaleggio hanno lavorato per i servizi segreti britannici. È uscito un libro, molto interessante, che il nostro segretario si è letto con molta cura, dove è dimostrato, e non sono stati querelati, l'autore non è stato querelato per questo, gli hanno solo impedito di andare ad un convegno a Ivrea, non hanno fatto entrare, insomma. Si chiama L'esperimento, questo libro, dove si vede tutta la storia, diciamo, di costoro. Dietro al Movimento 5 Stelle c'è un signore che si chiama Sassoon. I Sassoon sono soci storici della famiglia Rothschild, sono quelli che hanno fatto traffico di oppio nei confronti della Cina nell'Ottocento, e non solo, ma sono diventati parenti, perché poi loro combinano matrimoni come facevano i nobili, no? Tanto tempo fa. Allora, io sono per di più di origine ebraica, no? Come molti sanno, quindi il ruolo della finanza ebraica è un ruolo che bisogna tenere fortemente presente. E il signor De Benedetti è quello che ha praticato la politica tramite Repubblica, che nasce in parallelo al giornale, quindi fateci caso come si muovono. Fanno nascere il giornale, che si occupa della destra democristiana, e Repubblica, che si occupa della sinistra italiana. E tutti e due convergono poi al centro, perché cosa fa De Benedetti? Da potenzia diciamo, le cannoniere di Berlusconi, perché gli cede Rete 4, no? Per poche lire proprio gliela svende. E poi fa tutta la pantomima lì, che gli doveva dare i soldi per la Mondadori, ma però continua a cedere a Berlusconi, che è quello che deve fare da coordinatore di tutta la politica, diciamo, del
del grande capitale in Italia, perché l'elaborazione del piano della P2, dove diciamo, si coordinano queste politiche dei poteri forti in Italia, lo mette giù De Benedetti, che è socio d'affari insieme a Caracciolo nell'editoria di tutta la famiglia Rothschild. Se voi andate a vedere Liberation, Financial Times, quell'altro, l'Economist e compagnia cantante, li trovate tutti dentro insieme. C'è una società che li coordina tutti. Allora, qui c'è un problema di democrazia, no? Che si manifesta in modo palese, e questa cosa è importante perché queste famiglie sono in grado di costruire le primavere arabe, sono quelli che hanno costruito il terrorismo in Italia, sono quelli che hanno dato vita a tutti i fenomeni degenerativi, fenomeno ucraino, il fenomeno georgiano. Andate a scavare lì dietro e trovate questi gruppi, queste economie, no? Perché non succedono le cose senza dietro economie forti. Certo, quella cosa principale che facevano a partire alla fine dell'Ottocento, che indebitavano stati interi, signorie, eccetera, ma non volevano indietro i soldi, chiedevano piuttosto di gestire le finanze di quel paese, certo, che avevano indietro. Come fa la Francia, sì. Ma infatti sono loro che sono ammessi alle aste dei titoli pubblici, che questa è una delle loro principali attività, e sono loro che hanno chiesto che si interrompesse, diciamo, quel periodo felice che aveva restituito ai popoli il vero potere, cioè il potere legislativo, i poteri garantiti dalla nostra Costituzione e poi il potere monetario, che però non è esplicitamente espresso nella Costituzione, è implicito, ma non è espresso. Noi oggi abbiamo una moneta, utilizziamo una moneta che non è nostra. Se i nostri titoli li potessimo emettere una moneta nostra, non avremmo tutti questi problemi. Noi utilizziamo una moneta come fosse straniera. Esatto. E questa è la fregatura. Ed è esattamente la situazione desiderata da questi grandi buchi. Gruppi che comprano, che lucrano sui titoli, hanno convinto molto bene anche Salvini e Di Maio, certo, che hanno detto no, siamo in Europa, siamo in Europa. Sì, beh, Salvini, che io sia per andare col fuoco, cioè io non ti capisco abbastanza da dire solo no, ma allora potrebbero fare un sacco di cose. Ora, però perché non lo fanno? A livello politico si deve fare una cosa molto semplice: bisogna nazionalizzare la BCE e tutte le banche che circolano in Europa. Ma non può decidere un governo questo? No. Occorre, per fare questo, occorre un vero governo europeo. Ah, un vero governo, ecco, fatto non dalle espressioni di questi gruppi economici, ma che siano reale espressione della popolazione d'Europa. Quindi il problema è che noi ci manca una Costituzione con il profilo che ha la nostra, che garantisce quindi la sovranità popolare. Dall'altro versante, una banca centrale europea che faccia la sovranità popolare e democratica, no? Bisogna reintrodurre in tutta Europa un vero sistema elettorale che garantisce appunto di emarginare queste operazioni, e avviene solo con il proporzionale puro, e poi appunto avere tutte le strutture che la nazione italiana aveva in questi, no, nei periodi precedenti a questi, che garantiva appunto lo sviluppo e la crescita, diciamo, di tutta l'Europa. Però per fare questo, qual era il problema vero politico, secondo me, è qual è il soggetto politico che ha questi interessi in quanto rappresentante reale della maggioranza della popolazione, che è fatta di chi? Quali sono i soggetti? Cioè, oggi con la globalizzazione c'è stato un incremento della proletarizzazione degli strati, no? Di tutta la popolazione europea. I proletari sono aumentati, cioè coloro che non hanno, che hanno poco o nulla con queste politiche, sono aumentati, i ceti medi sono stati sfasciati, allora questa cosa è importante da capire, che a queste persone dobbiamo ridare potere. E come si fa a ridare potere se non facendo una politica che vada nel senso della nostra Costituzione,
portandola in Europa con forza, con determinazione, quindi aprendo un dialogo con i proletari francesi, inglesi, tedeschi, di tutta Europa, rumeni, facendogli capire l'importanza di unificare l'Europa dietro a un progetto di progresso vero rispetto a quello che stanno andando incontro oggi. E questo non lo vuole fare nessuno, perché sono tutti emanazione di queste formazioni. Ed è proletari di tutto il mondo. La famosa frase. 15 anni, esatto. 59, è sempre più attuale questa cosa. Allora, per capire bene, avevo lasciato prima in sospeso quello che è successo nel 2011. Ricordate che salì lo spread e venne fuori il titolo sul Sole 24 Ore, fate presto, a tutta pagina, perché eravamo in pericolo. Lo spread cosa significa? Che aumentano i tassi di interesse che dobbiamo assicurare a coloro che comprano i titoli di Stato. Ci hanno imposto, è stato un vero e proprio colpo di Stato che ha fatto cadere il governo Berlusconi. Tra l'altro è partita anche nel 2011 la guerra che ha massacrato la Libia. Berlusconi aveva invitato Gheddafi in Italia con tanto di bacianale e di remunerazione dei danni provocati dalla politica coloniale italiana nei confronti della Libia. Gli ha dato un assegno di 5 miliardi. Ma allo stesso tempo Berlusconi era molto vicino a Putin della Federazione Russa. Beh, queste ed altre cose hanno, soprattutto gli interessi della Francia in Libia, di cui discutevamo prima, quella è stata un'azione anche contro l'Italia, la volontà di sostituire le imprese francesi alle imprese italiane in Libia. Beh, questo agendo sui titoli di Stato, mettendo sul mercato tantissimi titoli di Stato italiano che erano nella pancia delle banche, lo spread è andato su, le agenzie di rating hanno dichiarato che l'Italia poteva fallire, lo spread è salito, Berlusconi è caduto addirittura. Ora, come siamo usciti? Ci hanno imposto il governo Monti, che ha cominciato a fare le politiche di austerity. Le politiche di austerity del governo Monti hanno fatto crescere il rapporto debito-PIL di 13 punti percentuale. Ma lo spread è terminato. Perché è terminato? Non per le politiche di Monti, ma perché è iniziato il quantitative easing. Certo. Cioè la Banca Centrale Europea ha cominciato a fare il suo mestiere. Ha cominciato a dare soldi a bassissimo tasso di interesse alle banche, perché i trattati europei non gli permettono di comprare i titoli di Stato direttamente dagli Stati, come faceva prima la Banca Centrale Italiana e come fanno tantissime altre banche centrali. E quindi ha dato soldi a bassissimo tasso di interesse alla banca e gli ha detto comprate i titoli di Stato, lo spread è andato giù. Oggi qual è la situazione? Che il quantitative easing lo stiamo dismettendo piano piano, questo governo vorrebbe fare una sua politica economica, sociale, indipendentemente dal giudizio che si può esprimere, però vorrebbe farla. Beh, il quantitative easing non interviene più, lo spread sale, il governo comincia a traballare. Non solo, ma Draghi se ne andrà, cioè il fautore della politica di quantitative easing finisce il suo mandato e all'inizio del 2019 verrà sostituito. Cosa prevedono i meccanismi europei? Prevedono il fondo salva stati. Questo bisogna saperlo. Cos'è il fondo salva stati? Il MES, il meccanismo europeo di stabilità degli stati. Abbiamo già visto in azione per esempio in Grecia. Prevede questo, che se praticamente è come se ci dicessero non siete buoni a governare, vi commissariamo. Come fossimo, come noi commissariamo un comune, un'amministrazione comunale, in pratica ci diranno e com'è che ci obbligheranno, come hanno fatto con la Grecia.
quando c'è la corsa agli sportelli, che la gente va a ritirare i propri soldi, cosa vuole? Vuole banconote. Sapete quante banconote ci sono in circolazione? 150 miliardi. Cosa abbiamo detto prima? Che il risparmio degli italiani quant'è? 4%. Cosa succederà? Che chiuderanno le banche, come è successo in Grecia. Cioè la gente va a vuole i propri soldi perché si sente in pericolo e non ne li danno. Allora mettono in ginocchio un paese intero. Come fanno per riaprire le banche? Dobbiamo sottostare a ciò che abbiamo firmato. Cosa abbiamo firmato? Il patto di questi patti di stabilità. Il meccanismo europeo di stabilità. Cioè, vi prestiamo dei soldi. Noi siamo, insieme ad altri stati europei, ad aver finanziato il MES. Quanto dobbiamo dare al MES? 125 miliardi. Quanto abbiamo già dato? Una prima tranche di 15 miliardi. Credo anche una seconda, ma non sono sicuro, anche se nel libro l'ho scritto. In pratica ci prestano dei soldi ad alto tasso di interesse, ci commissariano, cioè ci dicono cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo svendere, dove dobbiamo tagliare, come hanno fatto con i greci. Dovete vendere qui, vendere là, dovete abbassare questi stipendi, non vi potete permettere questa sanità. Dovete fare queste liberalizzazioni, cioè i piani di aggiustamento strutturale che il Fondo Monetario Internazionale ha già sperimentato con i paesi che chiamavamo in via di sviluppo, che abbiamo indebitato con varie tecniche, che hanno indebitato con varie tecniche, a cui poi chiedevano i piani di aggiustamento strutturale per poter intervenire soccorrendoli. Questo è quello che abbiamo davanti. Che strumenti abbiamo? Poi chiudiamo così, non approfitto troppo io. Che strumenti abbiamo? In realtà ne abbiamo tantissimi. Noi siamo un paese ricchissimo. Quel risparmio lì, noi potremmo cominciare a impiegarlo per internalizzare il debito, cioè invertire il processo di internazionalizzazione del debito, per cui oggi ci ritroviamo ad avere il 35% dei titoli di debito in mano a stranieri. Facciamo il processo inverso. Come facciamo? Dobbiamo convincere, questa è una delle strategie, le famiglie italiane, che sarebbero ben contente di non tenere i soldi così, di investirli, perché ormai tanti hanno capito che abbiamo i soldi a rischio da quando alcune banche hanno, insomma, sono fallite, no? Quindi proporre dei titoli di debito alle famiglie italiane, adatte alle famiglie, cioè a brevissima scadenza, certo, e sicure, che ti garantiscono rispetto al tasso di inflazione e ti danno qualcosa, ma in maniera sicura. Ecco, quindi noi potremmo... Sì, per esempio c'è un progetto che hanno, a cui hanno cominciato a pensare, si chiamano CIR, questi nuovi titoli. CIR vuol dire conti individuali di risparmio. Sono titoli... Sì. I CIR potrebbero essere una strategia, cioè che coinvolge la ricchezza che noi abbiamo, no? Questa è una possibilità. Altre possibilità, altre cose che possiamo fare, che avrebbe potuto fare questo governo e ancora non ha fatto, abolire quell'asta, quel meccanismo d'asta marginale di cui, certo, parlavamo prima. Certo. Sei al potere, c'hai più del 60%, c'hai il Parlamento nelle tue mani, abolisci questo meccanismo infernale che è stato concepito all'inizio degli anni 80. Possiamo, ma questo ce l'hanno nel contratto di governo, avere, ripubblicizzare o rinazionalizzare delle banche, fare in modo che funzioni per esempio la Cassa Depositi e Prestiti, che funzioni come banca di investimenti. Un'altra cosa che possiamo fare, moneta parallela. Due tipi essenzialmente. La moneta di Stato. Noi potremmo fino al 3% del PIL potrebbe circolare sotto moneta di Stato. Qual è la differenza? Che moneta non a debito, è moneta a credito. Cioè noi non dobbiamo farci prestare questi soldi. Siccome abbiamo fattori produttivi inespressi, noi possiamo mettere in circolazione
la moneta che attiva i nostri disoccupati e i nostri fattori produttivi inespressi. Quindi quanta moneta possiamo far circolare? Tanta quanta ne serve per mettere in attivo i nostri giovani, per raddoppiare il nostro personale nella pubblica amministrazione, come dicevamo prima. Fino al 3% di cosa, scusa? Del PIL, sotto forma di moneta di Stato. Quindi noi, queste sono le stime che si fanno per i certificati di credito fiscale, un altro strumento incredibile concepito da alcuni economisti. Vi dico che cos'è questo, poi vi lascio alle domande, o chiudiamo perché siamo stanchi. Cosa sono i certificati di credito fiscale? Allora, per capirli è facile se pensiamo agli incentivi fiscali che dà lo Stato quando si fa per esempio una ristrutturazione edilizia o quando si mettono gli infissi che soddisfano determinate caratteristiche, lo Stato ti fa pagare meno tasse, magari nell'ambito di 10 anni. Allora, cosa si può fare? Noi siamo in una situazione all'interno dell'euro, una situazione a cambi fissi. Questo ha procurato un grande danno ai nostri lavoratori e alle imprese. Perché? Perché essere in una situazione a cambi fissi significa per un'economia come la nostra avere una moneta sopravvalutata. Quindi il listino prezzi dei nostri prodotti all'estero è molto alto, perché noi utilizziamo una moneta che non si svaluta, essendo una moneta che utilizziamo tutti insieme ad altri paesi. Non si può svalutare da sé fisiologicamente. Allora, come abbiamo fatto per continuare a essere competitivi? Deflazione salariale, cioè paghiamo meno i nostri operai, paghiamo, oppure nella pubblica amministrazione il blocco del turnover. Allora, cosa potremmo fare per incentivare anche all'interno di questo vincolo le imprese? Piuttosto che dirgli dovete pagare meno, introduciamo le leggi sulla flessibilità, i vostri operai li potete licenziare quando vi pare, noi possiamo agire su questo che si chiama il cuneo fiscale, fargli pagare meno tasse dandogli certificati di credito fiscale alle imprese. I certificati di credito fiscale cosa sono? Sono moneta fiscale. In pratica, quando la ricevo come forma di incentivi, cioè lo Stato fa, il governo fa una politica economica e incentiva determinati comportamenti da parte delle imprese, da parte delle persone, può dare certificati di credito fiscale con cui, che hanno come sottostante che cosa? Il fatto che io, se ce l'ho in mano, poi pagherò meno tasse. È uno sconto fiscale. Però attenzione, qual è la cosa più importante? Che se io ho in mano un incentivo fiscale sotto forma di certificato di credito fiscale, lo posso spendere. Cioè, prima spenderlo in che modo? Lo posso utilizzare negli scambi commerciali. Io ho questi sconti fiscali che ho ricevuto dallo Stato, li potrò utilizzare soltanto dopo 2 anni, 3 anni per pagare meno tasse e nel frattempo li posso spendere come fossero moneta. Per acquistare macchinari, per qualsiasi cosa che mi serve per l'impresa. Per i miei, posso dare ai miei fornitori. E perché hanno valore? Perché pagherò meno tasse. Allora attenzione, cosa succederà? Che attiverebbero, sarebbe meglio dire, l'economia, cioè quei fattori produttivi inespressi dell'economia, comincerebbero invece ad essere attivati. Quindi se l'economia si attiva grazie all'introduzione di questi certificati fiscali, si pensa a 200 miliardi sotto forma di certificati di credito fiscale, significa che l'economia la attiviamo, anche quella interna, e produciamo un maggior gettito fiscale. Perché prima di poter ritornare sotto forma di tasse, perché è uno sconto fiscale al governo, produce un moltiplicatore economico. Ma questa è moneta non a debito.
Non solo, c'è un'altra cosa. Io posso dire a coloro che comprano i titoli di Stato: guarda, se non ci avrò euro, te li darò sotto forma di moneta fiscale. Se vuoi è così. Uno straniero non gli interessa molto, ma un italiano sì. Quindi posso incentivare l'acquisto di titoli di Stato dicendogli: guarda, sono sicurissimi, perché con questi pagherai meno tasse. Ma prima di essere utilizzati a quello scopo, come sconto fiscale, devono circolare sotto forma, praticamente diventano una moneta. Ecco, anche questa è una strategia che questo governo conosce benissimo, ma che ancora non ha messo in campo. Può darsi che la metta in campo in un secondo tempo. So che la conosce benissimo perché tutti gli economisti che l'hanno concepita l'hanno, cioè i grandi convegni, insomma, insieme ai 5 Stelle, ai leghisti, eccetera, l'hanno suggerita a più riprese. Infatti, dai certificati di credito fiscale ha preso ispirazione Borghi, economista della Lega, per proporre i suoi mini bot, che sono, diciamo, una cosa molto più piccina rispetto ai certificati di credito fiscale. A lui ha preso ispirazione. Ma vi devo dire un'altra cosa, con questa davvero vi lascio. L'economia, il ministro dell'economia di Hitler, Einar Schacht, bravissimo, lo sapevo che tu lo sapevi dire, lui concepisce i MEFO bills, sì, che sono dei certificati di credito fiscale, con i quali ha portato la disoccupazione da punte che erano il 20% e oltre, l'ha portata in pochi anni a scendere. Con una strategia di questo tipo e un'altra ancora, molto vicina alle camere di compensazione. Sì, che ha favorito però Adolf Hitler nella sua immagine. Ecco, ma attenzione, lo sapete che lui si è salvato al processo di Norimberga, e sapete perché? Perché era un banchiere ed era legato. No, non c'è per questo. Aspetta, ma ti dico la versione che ho letto io, ora non so quanto sia vera, ma la versione che ho letto io è questa. Quando avevano raggiunto praticamente la piena occupazione in Germania, e Hitler era acclamatissimo, così come noi abbiamo acclamato gli americani che hanno utilizzato le AM lire. Cos'erano le AM lire? Erano soldi di carta, che però messi in circolazione attivavano l'economia, perché l'economia non è fatta dai soldi, no? Ma è fatta dal lavoro delle persone, cioè la ricchezza chi la crea? Il lavoro delle persone. Quando sono arrivati gli americani che usavano le AM lire, beh, in Sicilia c'era chi voleva che la Sicilia diventasse uno Stato americano, no? Beh, il motivo per cui gli americani erano acclamati, o Hitler era acclamato, era grazie al fatto che erano riusciti a superare quella impasse che il governo precedente con Brüning, no? Che aveva invece nella situazione di grande debito dovuto erano i debiti di guerra, lui chiedeva, come oggi, no? Chiedeva austerity, sì, austerità, ai tedeschi. Beh, questo ha permesso a Hitler di affacciarsi, vincere le elezioni, e la prima politica economica che avevano fatto ha permesso di riassorbire quasi tutta la disoccupazione. Ma a un certo punto Hitler chiede il finanziamento dell'industria bellica tedesca e quel ministro si rifiuta. E sapete perché si rifiuta? Dice a Hitler, ma questo io ho dei documenti citati in questo lavoro che ho letto, dice a Hitler: senti, noi siamo in una situazione di piena occupazione, abbiamo tutto ciò che ci serve, la popolazione sta bene, ti acclamano, ti vogliono bene, abbiamo risollevato in pochi anni le sorti pessime, diciamo, della nostra economia. Tu ora vuoi costruire cannoni? Beh, se vuoi costruire cannoni,
dobbiamo smettere di fare burro, dobbiamo smettere questi settori, quest'altri settori. Beh, lui è stato allontanato al processo è sostituito al processo di Norimberga, è morto credo negli anni 70, lui è stato assolto. Non si è prestato, oppure semplicemente, io non lo so, ma ho letto che ci sono dei documenti che dicono questo. Perché si rifiuta? Perché tutti i fattori produttivi umani e la capacità industriale era stata messa in movimento. Quando, quindi non si potevano più stampare altri certificati di credito fiscale, perché erano in situazione di piena occupazione praticamente di tutti i fattori produttivi. Stamparli voleva dire far perdere di valore, svalutare. Sì, ma dietro il problema, oppure fare una scelta. Il problema è sempre politico, no? Una persona che non capisce bene qual è lo scopo di un certo regime viene allontanata perché non è, certo. No? Quindi il compito di Hitler era quello di fare i cannoni, perché la Germania, in base ai poteri che abbiamo visto prima nella fase, diciamo, nella versione moderna di quei poteri, avevano deciso di usare la Germania in funzione antibolscevica. Quindi l'obiettivo era l'assalto da parte del sistema capitalistico alla Russia bolscevica. E questa cosa venne capita dai bolscevichi molto tempo prima, e si organizzarono e svilupparono tutta una serie di tecnologie anche di tipo militare, e un'industria anche di tipo militare molto rapida, no? e che gli permise di reggere quel tipo di scontro, anche perché teniamo presente che gli Stati Uniti intervengono 2 anni dopo. Certo. No, nello scontro bellico a liberare Auschwitz, no, allora, non solo, ma a resistere, perché l'obiettivo vero era la distruzione del bolscevismo, cioè certo, dei sistemi comunisti, e questo era il vero obiettivo. Ci avevano già provato subito dopo la rivoluzione di ottobre, no? Finanziando e tentando di invadere, diciamo, con 16 armate la Russia bolscevica, ma non ci riuscirono, e ci hanno riprovato approfittando della crisi anche del 29, cioè la crisi del 29 doveva ristrutturare il sistema economico mondiale, e infatti la guerra fu mondiale per quella ragione, e di cui non era prevista la presenza degli stati socialisti, no? E questa cosa è sempre stata la finalità. Ma io qui volevo intervenire da politico, no? Dicendo una cosa: tutta la tua descrizione è perfetta nel raccontare cosa fa un sistema capitalistico nelle sue variabili, sia diciamo tramite un sistema misto come quello stato italiano, oppure un sistema diciamo di tipo alla Milton Friedman, no? Che è quello che dal golpe in Cile è diventato, diciamo, maggioritario. Il problema è che l'ultraliberismo, no, ha determinato queste situazioni, ma il problema di fondo è che tutti i sistemi si reggono sullo sfruttamento della classe operaria, dei lavoratori, che produce il plus valore. Noi abbiamo parlato fino adesso, sì, della ricchezza prodotta e rubata ai lavoratori, che viene gestita o centralmente, no? O in modo anche più democratico, ma comunque i lavoratori, rispetto alla progettualità della società in cui vivono, sono sempre marginali. Quindi il problema, uno dei problemi che era nato negli anni 70, che a cui io ho partecipato, tanto è vero che mi sono anche riconosciuto lì dentro in una cosa come il punto unico di contingenza che si è ottenuto, perché la prima fabbrica che si è fermata per richiedere quello è stato il mio reparto. Io ero in catena di montaggio agli Innocenti al periodo, poi da lì, diciamo, quella lotta è dilagata. Sì, abbiamo finito. Sì, abbiamo finito. Allora, che cosa è successo? Il problema che siamo posti noi allora era quello di arrivare all'autogestione delle imprese, a cominciare a determinare i piani di impresa, a cominciare a ragionare come gestori di tutta la società.
a tutti i livelli, diventando anche esperti di economia, diventando appunto capaci di capire queste manovre che questi poteri fanno, ma per arrivare a combatterli in modo definitivo. E l'unica cosa che può far smettere questo meccanismo, questa lotta che è determinata dalla concorrenza, che è la filosofia generale che regge il sistema, è quello appunto, come dice Marx qui, no? Che la lotta di liberazione definitiva per superare, cioè passa tramite l'abolizione definitiva del sistema del lavoro salariato. Sì. Perché quando sei proprietario dei mezzi di produzione non hai più bisogno del salario, ma hai l'intelligenza, delle materie prime. Abbiamo capito, siccome abbiamo poco tempo, guarda, girati e leggiamo insieme quello che dice Marx, ma questo lo dice molto tempo fa. Guardate cosa dice Marx. Tutto il moderno traffico del denaro, tutta l'economia della banca è intimamente legata al debito pubblico. Qui siamo nel 1848. L'indebitamento dello Stato è una necessità, e con l'indebitamento dello Stato è una necessità il dominio del commercio dei debiti dello Stato, il dominio dei creditori dello Stato, dei banchieri, dei cambiavaluti, dei lupi della borsa. Questo è Marx che parla nel 1848. Il debito pubblico riposa sulla fiducia che lo Stato si lasci sfruttare dagli strozzini della finanza. Il debito privato è paralizzato, la circolazione è impedita, la produzione è arenata. Il debito pubblico e il debito privato sono il termometro economico col quale si può misurare l'intensità di una crisi, mentre l'aristocrazia finanziaria fa le leggi, dirige l'amministrazione dello Stato, dispone di tutti i pubblici poteri organizzati, domina l'opinione pubblica con i fatti e con la stampa. In tutti gli ambienti si spande l'identica prostituzione, l'identica frode svergognata, l'identica smania di arricchirsi non con la produzione, ma rubando le ricchezze altrui esistenti. Questo è Marx del 1848. Ci sta dicendo che quello che dici tu è vero, ma c'è un'altra verità, c'è un altro conflitto. Il conflitto che c'era già allora è il conflitto tra debitori e creditori, cioè, che si somma a quell'altro, a quello tra imprenditori e lavoratori, certo. Si somma e lo amplifica, lo accentua. E oggi i debitori sono non solo le imprese, ma sono anche le banche, che sono state preda dei grandi fondi di investimento, e sono gli stati interi. Interi stati sono predi. Questo succedeva già allora. Questa sembra una fotografia di quello che abbiamo oggi, e siamo nel 1848. Sì, perché la natura del sistema è sempre uguale. Chiudiamo.